Amici di Sport per Passione, buonasera e bentrovati al fortunato rotocalco sportivo di Manfredonia TV, l'emittente di Manfredonia che, ricordo giusto a quei pochi ormai che non lo sanno, è trasmessa dal canale 659 del Digitale Terrestre. Sport per Passione, 17ª puntata e solito palinsesto. Parleremo degli importanti risultati dell'eccellenza, della promozione, ovviamente tutto di terra pugliese e poi daremo l'importante risultato dell'Atletico Manfredonia che vi annunciamo ha vinto 3-2, ma davvero in situazioni rocambolesche. E poi un'importante vetrina sul calcio giovanile, in particolare c'è stato il derby fra le due squadre di Manfredonia, appunto del Manfredonia Calcio e della Salvemini. Il derby fra gli allievi delle due società è finito 1-1 e avremo anche le interviste dei due tecnici e qualche spunto, qualche immagine raccolta domenica. Ma partiamo, e poi ovviamente la solita carrellata di risultati di basket, pallavolo, non si è giocato il calcio a 5 questa settimana, almeno quello maschile, e poi invece parleremo della vittoria della volley femminile, della SD Volley, la sconfitta invece della squadra maschile e daremo i risultati anche della pallamano e del tennis tavolo. Ma partiamo con l'eccellenza, intanto per sottolineare la facile vittoria 4-0 del Vieste sul mal capitato Quartieri Uniti, Bari, una partita in discesa, lo era già così nelle previsioni, vista l'enorme differenza di posizione in classifica fra le due squadre, tre reti di Salerno del bomber della squadra allenata da Massimo Olivieri e la 14ª rete di Rocco Ugelli, capocannoniere di questa eccellenza, ma questa non è una novità perché comunque Rocco Ugelli, come ricordava d'altra parte la settimana scorsa proprio ai nostri microfoni, ha avuto la sua stagione più sfortunata proprio nell'anno in cui è stato a Manfredonia. Per il resto ha sempre fatto grandi stagioni e anche quest'anno con 14 reti, 21 nel complessivo perché 7 le ha fatte in Coppa Italia, si sta confermando ancora una volta un bomber di razza. Ha vinto di sofferenza l'Andria, la Fidelis Andria su Malfetta 1-0. Capitombolo invece casalingo del Mola che ha ceduto l'intera posta in palio al Casarano, 1-2 è stato il risultato finale e non ha vinto neanche il Gallipoli del nostro amico Antonio Calabro che ha dovuto impattare nel derby Leccese col Galatina, 1-1 per una classifica che adesso vede appaiati la Fidelis Andria e il Gallipoli a 52 punti. 50 punti per l'Atletico Mola, in calza 47 il Casarano Calcio, 43 per l'Atletico Vieste, 41 per il Virtus Francavilla, 39 per lo Stuni 1945 e poi a seguire fino alle posizioni di coda che vedono in piena bagarre per evitare i playout, Pro Italia Galatina 24 punti, Castellaneta 21, 19 Francavilla Calcio, 14 Quartieri Uniti e ormai quasi condannato alla retrocessione diretta il Manduria Calcio ha soltanto 7 punti. Invece in promozione ancora uno stop più che non è stata una sconfitta, ma non si è disputata neanche Celle San Vito a Monte Sant'Angelo, perché nel pantano, l'autentico pantano di Celle San Vito, l'arbitro ha deciso che non ci fossero le condizioni per disputare una gara di calcio, e quindi ancora uno stop per la squadra di Monte Sant'Angelo, addirittura 3 partite in meno rispetto alle concorrenti per i posti buoni di questa promozione. Invece si è giocato Canosa-Cellammare 2005, è finita 1-0, Bitonto, giusto per ricordare i risultati più importanti, udite udite, il Bitonto ha perso in casa per mano della Unione Biceglie, 0-1 il risultato finale, e poi lo Sporting Altamura che ha battuto il Carapelle per 1-0, e quindi in classifica consolida ancora e tiene ancora la testa della classifica, Bitonto 55 punti, 49 a appunto, come dicevamo, la Sporting Altamura che adesso incalza a soltanto 6 punti la squadra bitontina, anche se ricordiamo Bitonto ha da disputare ancora la gara di Monte Sant'Angelo, quindi una partita in meno rispetto alle 22 giocate dalle squadre che la inseguono a breve distanza. 44 Cellammare 2005, 41 Canosa,
40 Atletico Corato, 37 Real Modugno e 36 Monte Sant'Angelo, ma ribadiamo soltanto 19 partite, quindi 3 in meno rispetto a tutte le avversarie la squadra ha potuto disputare fino alla squadra di Celestino Ricucci. 33 Unione Bicelli e poi a scendere fino a trovare 14esimo attualmente in zona playout il Celle San Vito a 21 punti, Rinascita Rutiglianese a 20, Virtus Vitritto a 18 e 7 punti per Nuova Andria e per il Lucera, che non riesce, che penso ormai abbia abbandonato velleità per pensare di rimanere in questa categoria. E dicevamo invece in seconda categoria della importante vittoria della squadra della Civilis Atletica, 3-2 il risultato sull'Ortanova, ma davvero è, a parte che bella è stata la tripletta del giovane Pasquale Giaccone, ospite anche lui qualche settimana fa di Sport per Passione, ma davvero rocambolesca la vittoria della squadra di Manfredonia, se si pensa che è rimasta alla fine in otto per via delle tre espulsioni, esattamente quella di Catalano, di Nico Gagliardi, e poi nel finale c'è stata anche l'espulsione di Paglione, ma questo non è bastato per fermare la corsa dei ragazzi di Gagliardi, andati in vantaggio per 2-1 quando erano ormai in 9 contro 1, e addirittura il 3-1 è maturato sempre per ad opera di Pasquale Giaccone quando la squadra era in 8 contro l'Ortanova, contro di mister La Manna, che non è mai riuscito a trovare il bando della matassa e a trovare la misura per far prevalere l'importante superiorità numerica. Beneficia ovviamente di questi tre punti anche la classifica, che adesso vede la Civilis al nono posto a 21 punti, ma diamo conto anche degli altri risultati per dirvi che Margherita Terme, Atletico Peschici è finito 5-0 invece fra San Marco e Biccari, Matinum è dovuta soccombere alla squadra di Tommaso Ricucci contro il più forte San Marco per 1-3, ma abbiamo letto di grandi rivendicazioni da parte della squadra mattinatese e per un arbitraggio che a sentire gli amici di mattinata non è stato proprio imparziale, ma si è fatto in qualche modo risentito del peso e della forza della seconda in classifica, il San Marco. Real Biccari Sauri è finito 1-0 e alla fine tennistico risultato fra il Donia Calcio e Troia, in quanto c'è stato alla fine un 6-1 tipico delle gare di tennis. E in classifica ancora il San Marco guida con 44 punti, 36 appaiati San Marco e Real Biccari, 33 Margherita Terme, 30 Isauri, sesto posto a 22 punti per Ortanova, Erdonia e Biccari, e ad un solo punto, ormai davvero più vicina alla pancia della classifica che è la zona retrocessione della Civils, a 21 punti, 17 per Matinum e 13 punti soltanto per l'Atletico Peschici, 2 per l'ultimissimo Troia, soltanto 2 punti per gli amici di Troia. E veniamo ai campionati giovanili, dove ripeto su tutti abbiamo seguito il bel derby fra le due squadre manfredoniane del Manfredonia Calcio e della Polisportiva Gaetano Salvemini. Diciamo subito che è stato un pari che ha lasciato scontenti Franco Grasso e i ragazzi della Salvemini, intanto perché erano più interessati ad una vittoria che potesse tenere comunque inalterate le distanze della Battistrada, della classifica il San Severo, e poi perché adesso comunque a 7 punti quando mancano soltanto 5 giornate è davvero difficile per la Salvemini e Castreotti a pronosticare la vittoria del campionato, quindi è stato 1-1, ma vediamo gli altri risultati che hanno visto il Cosmano vincere 4-3 a Lucera, 1-0 di San Severo appunto sull'Ortanova, risultato di misura ma che comunque molto importante per la squadra di San Severo, 1-1 fra Manfredonia e Salvemini, Juventus San Michele
perde punto a Foggia 2-0, 3-2 per il San Giovanni Sant'Onofrio Calcio e 1-0 per il Football San Nicandro contro lo United Club di Foggia. E oltre ad avere le immagini del pareggio ad opera di Prota, del Manfredonia, io prego la regia di mandare le interviste ai due mister, a Franco Piccoli del Manfredonia Calcio e a Franco Grasso della polisportiva Gaetano Salvemini. Franco Grasso, allenatore degli allievi della polisportiva Gaetano Salvemini. Franco, intanto un bel derby, agonisticamente molto vissuto dei ragazzi, non è mancata la voglia di superarsi da parte di tutte le squadre, però tanto fair play alla fine dell'incontro. Era quello l'obiettivo, innanzitutto di dimostrare al pubblico, innanzitutto, che abbiamo due compagini giovanili all'altezza del campionato e della situazione. Segno evidente che si lavora bene nei vari settori giovanili. Il nostro obiettivo era quello comunque oggi di non perdere e di mantenere la classifica al secondo posto. Ci abbiamo provato in tutti i modi, non è venuto il risultato finale a causa di un rigore, ci può stare nel calcio, però voglio dire che forse ai punti meritavamo qualche cosina di più noi. Infatti quello che abbiamo sentito anche noi sugli spalti, in effetti e punti la Salvemmi avrebbe meritato qualcosa in più e soprattutto ti avrebbe permesso di inseguire questo San Severo. Ci credi ancora nella possibilità di raggiungere San Severo, Franco? Ma l'obiettivo di un settore giovanile è quello di innanzitutto di far crescere i ragazzi, no? E quindi questo lo dico un po' tutti quanti ed è così. Noi ci crediamo come ci abbiamo creduto al primo giorno, infatti la classifica è sempre là, stiamo sempre a inseguire nello San Severo nella speranza che anche loro possano poi perdere qualche battuta. Mancano 5 giornate alla fine, potremmo ancora farcela a raggiungerli, però è difficile ma non impossibile, noi ce la mettiamo tutta. Oggi sapevamo di incontrare una buona squadra, perché il Manfredonia è sempre una buona squadra e quindi erano più abbottonati casomai con 4-4-2 e diciamo che per la prima parte della gara ci hanno ragione, infatti il vantaggio è meritato da parte nostra, poi abbiamo sbagliato alcune conclusioni, non dico facili, però alla nostra portata e quindi poi ti aspetti anche l'avversario che viene fuori e ti mette anche pure in difficoltà, come è capitato con quel calcio di rigore. Però, ripeto, io è da anni che non vivevo un derby giovanile così bello, tirato, combattuto, innanzitutto nella correttezza e nella sportività delle due squadre, anche perché siamo di Manfredonia tutti e due e quindi dobbiamo dare un messaggio di sportività, di correttezza e anche di grinta, di passione, di dedizione al lavoro che facciamo. E credo che il pubblico che oggi era quasi pieno il campo, specie la tribuna centrale, abbia assistito a una bellissima gara e quindi questo tutti e due credo le squadre si possa essere felici, contenti, soddisfatti da quello che si è fatto. Bene, grazie Franco, in bocca al lupo. Grazie a voi. Franco Piccoli, allenatore degli allievi del Manfredonia Calcio. Allora, 1-1 alla fine, ma prima degli aspetti tecnici, Franco, parliamo di un bel derby intenso, agonisticamente molto valido e soprattutto con tanto fair play, nonostante tutte e due le squadre hanno fatto di tutto per vincere. Sì, è stata una partita veramente interessante, giocata su alti livelli da tutte e due le squadre, sia la Salvemmi che il Manfredonia. Ci aspettavamo la Salvemmi così aggressiva, abbiamo giocato il nostro calcio, però sono stati loro bravi veramente a chiudere ogni trama di gioco e a ripartire di conseguenza. Certo, l'inizio della partita non è stata talmente facile, perché subire il gol dopo 4 minuti ingenuamente per un contropiede dove la difesa non ha calcolato bene l'uscita, siamo andati un po' in panne. Però bene o male il primo tempo è stato giocato più dalla Salvemmi, nel secondo tempo abbiamo giocato meglio noi e siamo riusciti a recuperare la partita, che tutto sommato e alla fine va bene sia a noi che a loro come punteggio, non come classifica però. Franco, un punto che comunque consolida il terzo posto, che è un obiettivo che ti accontenta o questa squadra poteva fare di più? Non è questione di classifica, certo la classifica è positiva, però non vado a guardare la classifica. Noi del settore giovanile del Manfredonia Calcio ci basiamo più sulla crescita dei ragazzi, per cercare di mandare il più presto possibile ogni ragazzo sia nella junior sia in prima squadra, e questo è l'obiettivo nostro. Qui la classifica, se è positiva, certo il raggiungimento di una vittoria di un campionato è sempre bello, da condividere con tutti.
però l'importante, l'obiettivo è quello, ogni ragazzo deve andare, deve crescere, deve poter arrivare in prima squadra, cercando di avere più ragazzi possibili nel nostro settore giovanile. Franco, senza fare i nomi, quanti ragazzi, quanti Lorenzo Granatiero hai in squadra in questo momento? Senza fare i nomi ovviamente. Mi auguro che ce ne siano tanti, però le posso assicurare che ce ne sono un paio che possono seguire le orme di Lorenzo, ed è questo l'obiettivo primario di un allenatore, perché questa è la mia vittoria sinceramente, proprio la vittoria più grande è questa, vedere tanti Lorenzo che vanno via e seguono il calcio professionistico. Bene, grazie, in bocca al lupo. Salve. E dopo le belle immagini della realizzazione di Prota, l'1-1 su un rigore che è stato molto discusso dalla Polisportiva Salvemini e che ha lasciato anche per fortuna non ha lasciato alcuno strascico, vedremo anche delle immagini del finale in assoluto fair play, anche perché c'è assolutamente molta stima reciproca fra le due società, fra gli atleti, fra i tecnici, quindi davvero un finale all'insegna del fair play e di quello che deve essere tra soprattutto nei tornei giovanili. E chiudiamo questa pagina di calcio con la vittoria della Juniores di mister Paolo Acquaviva, che se stenta in casa però fa benissimo fuori casa. Dopo aver vinto a Boiano si è imposto anche questa settimana in casa dell'Olimpia Agnonese ad Agnone in provincia di Isernia. La rete del vantaggio e dell'unico vantaggio della vittoria è stata siglata al 29esimo da Loru e quindi davvero tanta soddisfazione da parte di mister Acquaviva, che alla fine ha detto: sono contento per il risultato perché avevamo problemi in attacco e ho avuto le giuste risposte da chi è chiamato in causa, da chi è stato chiamato in causa. Quando si vince è sempre positivo, soprattutto se la vittoria arriva dopo una buona prestazione. Adesso però proseguiamo nel nostro processo di crescita, che è la cosa più importante. È bello che il mister, come d'altra parte fanno tutti i mister delle squadre giovanili, sottolineano quanto sia più importante la crescita non solo professionale, non solo tecnica dei ragazzi, piuttosto che i risultati, anche se comunque possiamo testimoniare che vincere è una cosa che piace a tutti. E dopo l'ampia pagina di calcio parliamo di basket, parliamo della bella vittoria in trasferta della Web in Angel in casa dell'Angiulli Bari. La differenza in classifica era notevole, ma quello che ci si aspettava dalla Web era una prova di maturità, una prova di forza in casa di un Bari che è vero che ha 6 punti, ma è pure vero che comunque è una squadra che ha dato filo da torcere un po' a tutte quante le squadre che sono andate a giocare all'Angiulli di Bari. 68-45, come dicevamo, una bella vittoria che salutata anche da parziali molto interessanti, con i 20 punti di Rodriguez, i 12 di un ritrovato Umberto Gramazio, 6 punti per Vaira, 14 per la Liberti, 3 per Ciccone, 2 soltanto per Alvisi e 11 punti per Monier. Quindi la solita prestazione corale, la prestazione di gruppo che è valsa un salto in classifica, come vedremo, o comunque ha permesso alla Webin di non allontanarsi troppo dalle posizioni di vertice. Intanto questa 20ª giornata è vissuta sulla partita, sul big match fra la cestistica di Ostuni e l'Udas Cerignola. Alla fine ha vinto per 78-84 la squadra di Cerignola, che ormai è davvero la vincitrice virtuale di questo campionato, anche perché vedremo, questo ovviamente le permette di allungare ulteriormente in classifica. Per il resto c'è stato Valentino Castellaneta Invicta Brindisi, finita 76-72, Assi Brindisi Basket Fasano 61-78, cestistica Ostuni Udas Cerignola 78-84, Murgia Santeromo cestistica Barletta 77-91 e poi Ruvo Puglia San Severo 59-82 e Olimpica Cerignola Adria Bari 82-73 e per finire Nuova Basket Lecce Diamond Foggia 69-77.
e, come dicevamo, in classifica allunga ulteriormente l'Udas Cerignola a 38 punti, 32 per la cestistica Ostuni, 28 per cestistica Barletta e Diamond Foggia, 26 per Olimpica Basket di Cerignola, Basket Fasano, Adria Bari e Nuova Alice San Severo, e nono ancora a 24 punti la Angel di Manfredonia, 20 la Pallacanestro Brindisi, 18 per Castellaneta, 10 per Luogo di Puglia e Sant'Eramo, 6 punti per Angiulli Bari e 2 punti soltanto per Basket Lecce e 0 punti per l'Assi Basket di Brindisi. Quindi importante vittoria della Angel, che tiene il passo delle prime, che hanno vinto tutte, quindi non è cambiato nulla in classifica, però serve molto questa vittoria anche per tenere alto lo spirito della squadra, anche se domenica, come vedremo dal calendario della 21ª giornata, ad ospitare l'Angel ospiterà l'ultima in classifica, la penultima in classifica, Nuova Basket Angel, quindi una partita anche questa assolutamente in discesa per la squadra di Giampio Ciociola. Il calendario invece propone cestistica Barletta Ruvo Puglia, Fasano Sant'Eramo, Diamond Foggia Castellaneta, Invicta Brindisi, cestistico Ostuni, Udas Cerignola Olimpica, Cerignola Derby fra le due squadre di Cerignola, Adria Bari Assi Brindisi e Nuova Alice San Severo Angiulli Bari, quindi una partita assolutamente alla portata della squadra allenata da Giampiero Ciocio. Il Nuova Basket Lecce è penultima a 2 punti, quindi una partita assolutamente abbordabile. Non vorremmo dire 2 punti già acquisiti, però, perché comunque davvero sul parquet può succedere di tutto, però davvero ci sembra che ci siano le condizioni per incamerare 2 punti senza impegnarsi più di tanto, dando la possibilità a quelli che giocano di meno di fare qualche minutaggio in più rispetto alle altre domeniche. E adesso parliamo di volley, perché c'è stata l'importante vittoria della SD Volley, 3-0, e risultato mai in discussione per la squadra di Fabio Dell'Icari contro la giovane formazione di Noicattaro, l'Atletico Sport Center di Noicattaro. È stato 3-0 con parziali di 25-29, 25-16 e 25-9, ma davvero la squadra di Noicattaro era una squadra molto inesperta, giovane, qualche buona individualità sicuramente come il numero 7 l'opposto, però per il resto hanno potuto poco contro la più esperta e più forte formazione allenata da Fabio Dell'Icari. I risultati di questa 14ª giornata, seconda del girone di ritorno, che ha visto il Modugno battere per 3-1 l'Amatori Volley di Bari, Prisma Volley Bari, Farma Volley Giuliani 3-0 pure per la Volley Manfredonia sul Noicattaro, 3-1 della Barletta in casa dell'Area Sport di Ortanova, 3-1 di Cerignola su Galliano Arte di Tibari, 3-0 dell'Altamura in casa della SD Nelli, della Nelli Volley di Barletta, e 3-1 di Sant'Eramo su Biceglie. È in classifica detta legge ancora Cerignola a 39 punti, 5 punti il distacco della Prisma Bari a 34, 33 per Sant'Eramo, 31 per SD Volley e Farma Giuliani, e a seguire la Leonessa di Benedetto a 26, 25 per Barletta, 20 per Galliano Arte di Bari, 17 Modugno, 11 Ortanova, 10 Noicattaro, 8 per Biceglia e Amatori Volley e un punto solo per la SD Nelli di Barletta. Diciamo appunto di una gara in discesa, anche questa facilmente vinta dalle ragazze allenate da Fabio Dell'Icari, e anche qui abbiamo raccolto le interviste a caldo sia al coach Fabio Dell'Icari e soprattutto abbiamo avuto il piacere di intervistare la promessa, la scommessa, l'ennesima scommessa di Fabio Dell'Icari, che è la palleggiatrice di San Severo, Federica Pistillo. Coach Dell'Icari, allora doveva essere una partita facile, anche se sono state comunque, si sono molto impegnate le ragazze di Noicattaro e sulla carta insomma hai potuto anche far girare e fare esordire qualcuna delle più giovani.
Sì, sulla carta almeno la classifica parlava chiaro, cioè c'erano un bel po' di punti di differenza tra le due squadre, è solo che questa partita nell'insegna della settimana non è nata benissimo. Infatti anche il libero Fusilli è stata malata per tutta la settimana, ci ha voluto onorare della presenza ma non era proprio in condizione di giocare. L'Ivanova si è alzata stamattina con 39 di febbre, insomma, quindi gli allenamenti in settimana non sono andati al meglio. Per fortuna è capitata una squadra che non ci ha dato grossi problemi ed era importante vincere oggi, perché stiamo guardando adesso lo scontro fra le due seconde che hanno solo 3 punti di vantaggio su di noi e quindi vediamo che cosa succede. Prima gara di ritorno, Fabio, che campionato ti aspetti? È rientrata Fabia Katia Patetta, che comunque può darti una grossa mano sulle bande. Ci credi in questi playoff, Fabio? Antonio, ci credi, tu lo sai, devo ribadire sempre le stesse cose, non siamo partiti per arrivare ai playoff ma per salvarci, però cioè, alla fine stiamo lì, sì, Katia ci sta dando una grossa mano, è sempre una sicurezza, è ancora un po' fuori forma, sia fisica e anche un po' di salute, perché ha ancora dei problemi ad una spalla che sta cercando di risolvere. Il campionato è ancora lungo, abbiamo ancora tutto il giro di ritorno, ci saranno delle partite importanti. E dopo quelle partite, in base ai risultati, si potrà pensare cosa fare. Certo, noi ci proveremo, stiamo crescendo, è una squadra tranquilla e questo è un fattore che gioca a nostro favore. E dobbiamo ancora parlare bene di Federica Pistillo, oggi davvero cresce sempre più autoritaria al centro del gioco della SD Volley. Federica è sempre stato un mio pupillo, non mi nascondo, la seguo già da 2-3 anni, quest'anno siamo riusciti a portarla da noi. Inizialmente non aveva ancora il campo per poter portare avanti una Serie C, perché lei al massimo ha giocato una prima divisione. Adesso sta entrando negli schemi, sta capendo, è una ragazza intelligente, secondo me è una ragazza che può avere futuro, se è umile, ha voglia di lavorare e di fare bene. Queste sono 3 cose che praticamente giocano dalla parte sua. Fabio, dici di questa Under 18, non sei nuovo a vincere campionati giovanili, però è sempre emozionante vedere queste ragazze che crescono, che forgi nel modo migliore e che poi vincono. Antonio, nell'Under 18 come anche nell'Under 16, dove siamo primi nel girone provinciale, che poi è un campionato a 12 squadre, quindi non è un campionato così che si esaurisce subito. Lo sai che per noi è vanto della nostra scuola di pallavolo, ma la cosa più bella è che queste ragazze hanno iniziato, almeno nell'Under 16, hanno iniziato l'anno scorso a giocare. E l'anno scorso hanno preso botte da tutte le squadre, quest'anno conducono il campionato e hanno vinto tutte le partite fino adesso. Quindi praticamente i problemi sono che adesso bisognerà affrontare una fase regionale dove ci possono essere delle concomitanze, se dovessimo vincere anche l'Under 16, tra l'Under 16 e l'Under 18 con le stesse giornate. La mia Under 16 è anche l'Under 18, ad eccezione di Federica Pistillo, che è l'unica Under 18 che sta nell'Under, cioè l'unica Under 18 che non c'è nell'Under 16. Per cui dobbiamo vedere come fare, e poi abbiamo il grosso problema che dovremo affrontare un campionato regionale, forse anche interregionale se ci mettono quelli della provincia della Basilicata. E Antonio, purtroppo non navighiamo in buone acque, quindi per noi sono dei costi che speriamo di riuscire a sopportare. Ci troviamo con Federica Pistillo, sicuramente la rivelazione di questa annata della SD Volley Club. Palleggiatrice, un ruolo sicuramente non facile per una esordiente, per una giovanissima come te. Come ti stai trovando e soprattutto come ti stai trovando con l'opposto, con Pepa Ivanova e con le altre atlete molto più esperte di te? Niente, mi sto trovando comunque bene perché si è formato un bel gruppo. Vabbè, io comunque devo migliorare perché ovviamente non sono abituata a questo gioco, però cercherò di migliorare per far trovare meglio anche le altre nel gioco. Le difficoltà, Federica, oltre alla tua giovane età, è la categoria un po' impegnativa? Sì, sicuramente quella più difficile è l'inesperienza, ovviamente, perché non sono abituata a giocare, cioè mi sono ritrovata da una prima divisione comunque a giocare in una serie più alta, quindi cercherò di impegnarmi per raggiungere un buon livello. Fabio ci parla sempre di una ragazza umile, di una ragazza molto disponibile ad allenarsi, che fa tutto con molta passione.
Quanta passione hai per questa disciplina, per questo sport che comunque ti obbliga a tanti sacrifici? Ricordiamo, tu vieni da San Severo, non sei neanche di Manfredonia. Sì, vabbè, io gioco da quando ero piccolissima, quindi ovviamente amo questo sport e cerco di metterci tutto il mio impegno in tutto quello che faccio sempre, ogni allenamento. Ovviamente i sacrifici sono tanti e per me come per i miei genitori, però comunque è una cosa che mi piace fare e la sto facendo volentieri. Non è andata bene invece alla squadra maschile, alla Volley Club Manfredonia, battuta per 3-2 dalla Telma Sud Trani. Era uno scontro fra le terze, quindi assolutamente importante, ma qui pesante è stata la mano dell'arbitro, che davvero ha condizionato non poco la gara al Paladante, e non hanno dimostrato tutto il loro dissenso, dirigenti e pubblico, contro un arbitro che davvero, più che fazioso, è sembrato davvero non all'altezza della situazione. Decisioni davvero indecifrabili e contro il regolamento della pallavolo. Ma, come si dice alla fine, ha ragione sempre chi vince, e quindi buoni 2 punti per la Telma Sud Trani, che proprio grazie a questa vittoria scavalca la squadra di Manfredonia. Per il resto c'è stato Turi-Cassano finita 3-2, 3-1 fra Andria e la squadra della terza legione aerea di Bari, 3-1 fra Trivianum e Amatori Bari, 3-0 di Gioia su Alberobello e 3-0 anche della capolista New Lucera sulla Intini Costruzioni. È in classifica ancora prima la Nuova Lucera, 32 punti, 28 per Amatori Bari, 27 per Trivianum, 26 per il Trani, 25 per Gioia del Colle, 25 anche per la Volley Club di Manfredonia, 21 per Andria, 17 per la terza Regione Aerea di Bari insieme con Alberobello, 13 punti per Cassano, 11 per Turi, 7 punti per Trinitapoli e solo 3 punti per la Intini Costruzioni. Ripeto, una gara fortemente condizionata dalle decisioni arbitrali, che alla fine hanno più che penalizzato la squadra di Francesco Basta e Angelo Rinaldi, che, ripeto, hanno pure fatto capire di non condividere, non apprezzare certe decisioni, però alla fine il verdetto è stato quello. Adesso speriamo che non piova anche qualche squalifica sul Paladante e sulla squadra allenata dai due tecnici di Manfredonia. Chiusa la parentesi di pallavolo, vediamo i risultati della pallamano. Non poteva molto la squadra allenata da Michele Tomaioli in casa della Serra Fasano, una delle due capoliste di questa Serie B di pallamano. È finita alla fine 29-23, però davvero da lodare le 23 reti fatte ad una compagine che è sicuramente una delle più forti di questa Serie B. Per il resto c'è stato Ginosa-Noci finito 18-17, 6-36 fra Antares e Putignano e, come detto, 29-23 fra Serra Fasano e Free Time Manfredonia. In classifica va il viaggio Nappaiate, Putignano e Serra Fasano a 27 punti, 18 per la pallamano Fasano, 13 per la Free Time, 7 punti per Noci, 6 per Ginosa e 0 punti per la giovanissima squadra dell'Antares San Nicola di Lecce. Quindi una posizione comunque interessante per la Free Time di Manfredonia, che il cui obiettivo restano i playoff. Come dicevo, non si è giocato il torneo di calcio a 5 maschile. La Serie B ha visto impegnata la nazionale, che tra l'altro ricordiamo si è laureata campione d'Europa, non era mai accaduto, è davvero è un toccasana per tutto il movimento del calcio a 5 nazionale. È inevitabile che questa vittoria avrà delle ripercussioni su tutto il movimento, e quindi davvero una notizia positiva per tutto il settore, per il calcio a 5, che è diventata non solo a Manfredonia ma davvero in tutta Italia una delle realtà più importanti fra le discipline calcistiche e sportive in generale.
Ha giocato invece la squadra femminile della Focus Donia, che non ha potuto molto contro una delle più forti competizioni del girone, quella ternana che vinceva 4-0 fino a pochi minuti dal termine, poi è finita 4-2, ma quello che è importante è che finisce il trittico terribile delle avversarie della Focus Donia, dopo aver incontrato Lazio e Roma, adesso, Lazio e Montesilvano, adesso è stata la volta di Ternana, ma come è successo anche per il girone d'andata, il campionato vero della Focus Donia comincia da domenica prossima, quindi davvero adesso cominciano le gare abbordabili, le gare che non si devono perdere, e speriamo che le ragazze di Mister Catania si ritrovino e comincino a fare i punti che servono per la salvezza. E chiudiamo questo appuntamento di Sport per Passione, ricordiamo il numero 17, con i risultati del tennis tavolo. 3 vittorie su 4 hanno vinto sia la Indy 1 nella D1, sia la Best Record, che ha vinto per la Best Record ha perso per 5-2 in casa della capolista Udas di Cerignola, mentre chi ha vinto è stata la Vela d'Oro, che si è imposta a Modugno per 5-1, per il resto Casa Massima ha vinto 5-1 a Corato, e lo stesso Molfetta ha vinto per 5-1 in casa dell'Axi Barletta. In classifica domina incontrastata l'Udas Cerignola a 18 punti, 14 per Barletta, 12 per le due manfredoniane della Vela d'Oro e della Best Record, 8 punti per Casa Massima, 4 punti per Molfetta, 2 punti per Modugno e Corato. E domenica prossima Vela d'Oro ospiterà qui a Manfredonia la capolista Cerignola, e mentre Best Record ospiterà sempre a Manfredonia il tennis tavolo Corato. È da vedere assolutamente la sfida contro la capolista Udas Cerignola, alla quale probabilmente parteciperemo, e quindi vi annunciamo già delle importanti immagini su questa gara fondamentale per il proseguo della stagione della squadra del presidente Antonio Tasso. In D2 invece sono andate bene le cose per tutte e due le compagini, ha vinto sia la Edra per 5-2 sul tennis tavolo Cerignola e 5-1 anche della Marco Sport sulla tennis tavolo Foggia. Per il resto si è giocata anche Udas Amici dello Sport contro Trani, ed è stata 5-2 la vittoria del Cerignola sulla squadra tranese. E qui chi fa da battistrada è la Marco Sport a 18 punti in questa D2, quindi già virtualmente promossa in D1 anche la terza squadra di Manfredonia, quella della Marco Sport, 12 punti per Foggia, Cerignola e Barletta, 8 punti per l'Edra, 4 punti per Apricena, 2 punti invece per Trani e San Paolo Civitate, che chiudono la classifica di questo girone A della D2. Termina qui questo appuntamento con Sport per Passione, il numero 17. Non ci resta che augurarvi una buona serata e rinnovarvi l'invito alla settimana prossima, sempre di martedì, non lo scordate, un tantino dopo le 21. Buonasera da Manfredonia TV.